Mister, voleva un test più probante e lo è stato quest'oggi con una nocerina, diciamo così, inchiodata sull'1-1 dal Valdiano, però ha avuto modo di, nel corso dei tre tempi di vedere praticamente tutti gli effettivi a sua disposizione, oltre a vederli in allenamento tutti i giorni. A che punto è la preparazione, a che punto sono le fasi di assorbimento dei suoi dettami? No, tutti non li ho visti perché oggi ne mancavano 5, mancava un secondo portiere, addirittura un terzo perché abbiamo un ragazzino del 2000, non è possibile. Mancava questa famosa punta centrale, poi mancavano due giocatori come Marsili e come Schettino, e poi mancava Accardo, che è l'unico mancino che abbiamo a sinistra dei 99, quindi credo che mancava mezza squadra. Quelli a disposizione abbiamo detto, o quella a disposizione oggi? No, ho detto, no, mancava ancora tanto, e considerando questo e considerando il grande lavoro che stiamo facendo, mi sembra di aver visto un buonissimo test. Loro è una squadra già rodata, una squadra che non ha mai cambiato, hanno cambiato negli ultimi minuti, noi abbiamo fatto cambi sempre, però credo che il possesso palla è sempre stato nelle nostre mani, l'iniziativa è sempre nelle nostre parti, abbiamo concesso quel gol stupido e un altro tiro in porta con quella parata del portiere, poi non abbiamo concesso nessuna occasione, mentre al contrario abbiamo avuto diversa costruzione del gioco, siamo arrivati parecchie volte al cross, siamo arrivati molte volte al tiro, siamo arrivati molte volte a fare l'ultimo passaggio e abbiamo sbagliato sia il cross che l'ultimo passaggio che il tiro, e queste sono cose su cui dobbiamo lavorare, ma sono cose anche che, dove la fisicità e la fiducia c'entrano, e quindi noi in questo momento queste cose ci mancano. La richiesta maggiore ai suoi ragazzi dalla panchina è stata velocità, velocità, velocità. Infatti, perché un gioco per sviluppare un gioco offensivo e nelle metà campo loro ci serve velocità, se no è un controsenso giocare in avanti se sei lento, perché rischi solo di prendere contropiedi, dai tempo agli altri di chiudersi, fai mucchio e non riesci a sfruttare assolutamente niente. Oggi questa velocità non l'abbiamo fatta, un po' perché ancora abbiamo timore e un po' perché in questo periodo la preparazione è quella che è, quindi abbiamo i riflessi molto appannati dai grandi carichi di lavoro che facciamo. Due terzi di ritiro sono trascorsi praticamente, quali sono le indicazioni maggiori che Massimo Morgia ha dalla sua squadra in questo momento? Ma considerando le altre squadre che ha allenato in questi campionati, due delle quali hanno vinto, una dell'anno scorso è sempre stata in lotta per vincere come l'Aquila, considerando quelle e considerando questa e considerando i tempi di lavoro con quella e con questa, credo che questa abbia già qualcosa di più sotto questo aspetto, perché in 10 giorni non 10 o 12 persone, ne ho impiegati 24, 25, già tutti quanti per sommi capi riproducono ciò che proviamo in allenamento, questo è già una grande soddisfazione, perché non è semplice giocare come giochiamo noi, pressando in attacco, con movimenti sempre precostituiti, quindi non posso che essere soddisfatto, è certo che dobbiamo crescere, devono crescere i giovani, prendo per esempio due che ho avuto la fortuna di trovare qua, che secondo me non mi accorgo nemmeno che sono giovani, perché sono Matino e Vitolo, che hanno questa strafottenza, questa potenza e questa voglia di fare che sono equivalenti ai grandi, e quindi tutti gli altri devono, se vogliamo lottare per i vertici, tutti gli altri devono dimenticarsi che hanno 17-18 anni, devono mettersi in testa che siamo da Nocerina, una piazza che giustamente pretende, e noi dobbiamo levarci le timidezze e le paure che abbiamo.